Posso continuare a lavorare? Questa è una domanda molto frequente. Allora, idealmente le terapie non dovrei, le terapie e le diagnosi, quindi le procedure diagnostiche necessarie per condurre la terapia, non dovrebbero incidere nella vita personale, nella vita dei propri familiari. Tuttavia questo non è sempre vero. Esistono dei momenti in cui gli effetti collaterali delle cure e la necessità di eseguire accertamenti diagnostici hanno la prevalenza perché sono utili per raggiungere un obiettivo. E l'obiettivo, ad esempio, nella storia clinica del carcinoma del colon del retto può essere il raggiungimento di un intervento chirurgico o il raggiungimento, il completamento di un programma di radioterapia che può condurre alla guarigione della malattia. Quindi, quando l'obiettivo è importante per la risoluzione della malattia, insieme ai medici curanti e ai propri familiari, bisogna imparare a prendere la decisione di mettere da parte i doveri familiari, i doveri personali, per dedicarsi esclusivamente alla terapia, appunto per raggiungere l'obiettivo, il cui risultato può essere la guarigione. Carcinomi del colon e del retto sono curabili? Beh, la risposta è sì, sono sempre curabili. Il punto è se sono guaribili. La guaribilità di un carcinoma del colon e del retto dipende dallo stadio e dalla disponibilità di molte terapie. Le terapie che oggi abbiamo a disposizione sono terapie chirurgiche, che rappresentano le terapie principali, che sono quelle che più in modo rilevante portano a guarigione, ma anche terapie mediche oncologiche, che consistono in chemioterapia, anticorpi monoclonali e terapie immunologiche. E inoltre la radioterapia. La radioterapia soprattutto per i carcinomi del retto. Quali sono i tumori che una volta curati possono guarire? Possono essere sia i tumori negli stadi iniziali, e in questo caso la guarigione è dovuta soprattutto alla chirurgia e successivamente alla terapia cosiddetta adiuvante precauzionale post-chirurgica, cioè dopo l'intervento chirurgico, e sia è possibile la guarigione negli stadi avanzati metastatici. Questa è una cosa molto tipica ed è stato un avanzamento della ricerca clinica più recente nei carcinomi del colon e del retto. Anche i carcinomi del colon e del retto con metastasi possono guarire, ma possono guarire quando si mette insieme sia la chirurgia, sia la terapia medica, sia talora anche la radioterapia. Ma la combinazione di terapia medica e soprattutto chirurgia rappresenta la possibilità terapeutica di guarigione anche negli stadi quarti, cioè nello stadio con metastasi, che anni fa non erano guaribili. Questo quindi è un risultato importante della ricerca degli ultimi 10-15 anni.